Oggi finalmente abbiamo avuto un po' di fortuna, ecco, in altre occasioni abbiamo pagato le minime leggerezze, oggi dobbiamo dire che siamo stati in talune occasioni anche fortunati, che non guasta in questo periodo del campionato dove le energie cominciano a mancare. Avete capito molto il caso? Sì, sì, anche loro giocavano col caldo, però il fatto che la partita non è stata bene per noi, di conseguenza loro si sono portati in avanti con vehemenza, con tanti uomini, e ci hanno costretto a fare più la fase difensiva. Hanno fatto una grande partita, noi ripeto, qualche volta ci hanno fatto soffrire. L'unica cosa che probabilmente potevamo fare meglio, qualche ripartenza più efficace, perché c'erano gli spazi giusti per farlo, però è chiaro che c'era anche un po' di stanchezza e a volte non spingevamo per la paura di recuperare in tempo la posizione, proprio perché si recuperava poco in questo caso, quindi siamo stati un po' bloccati. Abbiamo pensato a essere in un certo senso concreti per portare a tempo il risultato, e quindi non è stata una partita che solitamente facciamo, però a questo punto del campionato bisogna badare più al solito, perché non c'è più tempo per recuperare qualche passo a questo punto del campionato, che tra l'altro, visti i risultati odierni, insomma, mette l'Udinese in una ottima posizione di classifica, gli dà l'opportunità anche di pensare ancora a qualcos'altro, oltre che la UEFA, anche se il primo obiettivo comunque è il sesto posto. Dobbiamo essere coerenti, e l'obiettivo è ancora in ballo, perché il sesto posto ancora è tutto da giocare, perché la Samp ha due partite, una a Palermo e una in casa con la Juve, ci mancano due partite e poi noi dobbiamo battere il Cagliari, abbiamo una partita difficilissima a Milano. Il Cagliari è in una condizione di forma straordinaria, per cui è tutto in ballo per ora. Ecco, questa vittoria ci deve dare lo svangio per affrontare il Cagliari nel migliore dei modi, perché sappiamo che è un avversario veramente ostico in questa fase del campionato. Del Milan non l'ha toccato, vedo. Iniziamo al Cagliari, la prossima è quella con Cagliari, quindi affrontiamo qui prima bene questa partita per non vanificare questi due successi consecutivi. A conto di Natale, era stanco o secondo lei sentiva anche la pressione di una partita per lui particolare? Più una ragione tattica, perché la partita la stavamo vincendo, quindi da quel lato cominciavano a spingere e avevo bisogno di qualcuno che facesse bene la fase difensiva, quindi era una sostituzione tattica, perché per lasciare un riferimento davanti, quindi in quel momento penso che era la cosa migliore da fare. E ancora una volta Isla ha risposto a pieno. Sì, ormai questo ragazzo è, per me è una garanzia, ecco, è una certezza, considerata l'età che c'è appena 20 anni. È un giocatore di grande prospettiva. Io conto molto su di lui anche per il futuro. Come mai l'ha fatto scaldare a lungo prima della partita, non so, che problema fisico? Sì, ha avuto un problemino al polpaccio, che dovevo sapere, ha preso una botta, dovevo sapere essere in grado di poter andare in panchina e di conseguenza di essere utilizzato. Poi durante la partita ho visto che l'ha spostato, l'ha messo a sinistra, poi l'ha spostato a destra, secondo dove spingevano un po' più loro, no? Sì, no, a volte magari quando fanno i tagli in avanti, poi ognuno rientra per non far tagliare il campo o fare il movimento, ognuno rimane in quella zona e si afferma, non è un problema. L'importante è che si faccia bene anche la fase difensiva, perché quando c'è da soffrire bisogna aiutare i compagni a difendere, perché in questo periodo c'è un po' di stanchezza fisica, mentale, il caldo che c'è, insomma, non siamo molto lucidi e quindi a volte non siamo neanche belli, tra l'altro. Però la compresa che serve, e oggi sicuramente abbiamo avuto un po' di fortuna.